Anche il senatore 5 Stelle Marco Scibona, negli scontri fra le forze dell'ordine di Notav ieri pomeriggio al cantiere del Terzo Valico fra Liguria e Piemonte. Il senatore, che si trovava in prima fila, ha schivato un colpo di manganello che l'ha solo sfiorato, mentre è andata peggio a un manifestante 68enne che ha riportato una ferita alla testa. Altri 4 contusi negli scontri sotto le stesse bandiere che sventolano in Valsusa, patria dei movimenti contrari all'alta velocità. In questo caso quella che dovrebbe collegare il porto di Genova all'Europa attraverso il Terzo Valico nel territorio piemontese dell'Alessandrino. Circa 50 chilometri, oltre 30 dei quali in galleria, contro i quali hanno marciato ieri circa 2.000 persone, residenti nella vallata interessata, ma soprattutto attivisti Notav e giovani dei centri sociali che via web si sono dati appuntamento da Piemonte e Liguria ad Arquata Scrivia. Dichiarato l'intento di violare la zona rossa del cantiere, quando al grido "riprendiamoci la nostra terra" i manifestanti hanno cominciato ad abbattere a colpi di tenaglia e flessibile le recinzioni metalliche, polizia e carabinieri in assetto antisommossa hanno caricato, difendendo il sito dove fra poche settimane una gigantesca talpa comincerà gli scavi.